Gli attentati terroristici non mi fanno paura. Quando è successo a Bruxelles io ero sopra in un edificio che è sopra la metropolitana in cui è successo, quindi ho visto il fumo uscire, ho visto i soccorsi arrivare. È una cosa che ho sentito molto vicina, però se c'è una cosa che non ho mai provato è stata la paura. Abbiamo aperto la finestra del mio ufficio e c'è entrata dentro una discreta nuvola di fumo, quindi siamo rimasti appunto un attimo alla finestra, non sapendo bene cosa fare. E abbiamo visto appunto la polizia che iniziava a chiudere la strada, a deviare il traffico per permettere poi successivamente ai soccorsi di arrivare. Rimanere seduti in un corridoio, avendo come unica cosa da fare quella di rassicurare le persone che ti scrivono, è una cosa bella perché ti senti circondato di tanto amore, però diciamo che ti senti anche un po', non lo so, inutile. Ci hanno poi fatti uscire, avevano creato una sorta di percorso in sicurezza all'esterno, che era appunto presidiato dalle forze dell'ordine fino a un punto che loro ci avevano indicato, in cui noi dovevamo recarci a piedi e da lì disperderci per raggiungere le nostre case senza creare grandi gruppi di persone. Questa sorta di camminata spettrale, circondati solo da forze dell'ordine, è stata forse la cosa che più mi rimane impressa di quella giornata. Una volta arrivata nel punto che loro ci avevano indicato, la mia prima sensazione è stata il sollievo, ma non tanto perché ero fuori, perché volendo ero ancora esposta a qualsivoglia tipo di attacco, ma sono rimasta sollevata perché una delle prime cose che ho visto erano persone che facevano jogging e ho pensato che bello che questi sono qua a correre, come probabilmente avevano deciso di fare già ieri sera, e sono qui a correre nonostante tutto. Mi è piaciuto il fatto di trovare i supermercati ancora aperti mentre tornavo a casa. Non lo so, mi ha dato un po' appunto quella sensazione che per me è importante, di dire non ci siamo fermati neanche per un secondo,